Bene, salve a tutti cari non telespettatori e Hadouken a tutti voi. Io sono Crisali del Keeper di questo lercio canale. Torniamo quest'oggi con un video di classifiche. Nella fattispecie, la mia personale classifica dei migliori giochi della saga di Alone in the Dark. Il nuovo capitolo della saga, infatti, che nelle intenzioni degli sviluppatori dovrebbe essere sia un reboot, remake che un rilancio della saga, è ormai alle porte. Quindi aprite, altrimenti prende freddo. E nel mentre che aspetto che mi arrivi per poterci fare eventualmente un unboxing e anche portarlo in live, ripercorriamo tutta la saga di Edward Carby fra alti e decisamente qualche basso. Non sarà una cosa complicata, visto che gli episodi di questa saga sono in realtà abbastanza pochi, a malapena 5, quindi a tutti gli effetti è una top 5. Si tratta ovviamente, come sempre, di una classifica molto personale, con la quale potreste non essere d'accordo, e qualora non fosse così, vi invito ad usare i commenti qua sotto per dirmi i vostri giochi preferiti di Alone in the Dark o le vostre esperienze con questa saga orrorifica. Prima di proseguire con il video, vi invito, qualora vi piacessero i miei contenuti, ad iscrivervi al canale e a supportarmi anche sugli altri miei social. Se non volete trovarvi anche voi appesi come dei salami mentre cantano la faccia vostra. Mi hai preso, stavi andando dritto, non mi hai neanche guardata. Molto bene, possiamo proseguire con il video, ma ovviamente prima la sigla. Uscito nel 1994, da prima su PC, poi convertito per PlayStation e Saturn, dove fu appositamente rinominato con il sottotitolo di Jack is Back, Alone in the Dark 2 tenta di correggere i principali difetti del primo capitolo, ovvero delle animazioni piuttosto lente e legnosissime, dei controlli fin troppo scomodi e una longevità piuttosto esigua. E effettivamente in questo ci riesce abbastanza. Purtroppo fallisce nella cosa più importante, cioè l'essere un Alone in the Dark. Volendo anche passare sui nemici che sono diventati da zombie misteriosamente dei pirati, manco fossimo in One Piece, il tutto è misteriosamente virato verso una direzione fin troppo comica, fin troppo trash, fin troppo scanzonata. Voglio dire, secondo quella logica sensata, in un gioco che si chiama Alone in the Dark mi devo travestire da Babbo Natale per prendere a pallate i nemici. Non ho mai visto un gioco horror con tante vette di cringe e trash tutti insieme. Più che un gioco horror sembra un cinepanettone di Christian De Sica e Massimo Boldi. Non che sia tutto da buttare via, per carità, i miglioramenti rispetto al primo capitolo ci sono stati e anche gli enigmi sono davvero bastardi e difficili da fare, ma semplicemente Alone in the Dark 2 non si doveva chiamare Alone in the Dark. Sembra piuttosto Vacanze di Natale in the Dark, e lo reputo il gradino più basso raggiunto dalla trilogia originale. Alone in the Dark. Uscito nel 1995 solo su PC, Alone in the Dark 3 tenta di riportare la saga sulla retta via, e fortunatamente ci riesce. Il gioco ci presenta un'ambientazione western, forse non tra le più adatte alla questione, ma comunque abbastanza funzionale. Graficamente e a livello di controlli ancora ulteriormente migliorato rispetto al secondo capitolo, buona longevità e varietà di situazioni, e incredibile ma vero, nelle versioni più recenti possedeva anche una traduzione, nonché un doppiaggio completamente in italiano. Per quanto tra recitazione abbastanza cringe e nomi stranieri pronunciati alla cazzo che neanche Luca ha giurato, non è che fosse proprio lo stato dell'arte in realtà. Da ogni parte accorsero le genti allora. 11 giorni e 11 notti eran passati quando di picconi, pale e fucili armati, quegli uomini dal folle sguardo scatenati si son. Slota Gulch nel sangue era nata. No ragazzi, io non ce la posso. Ma che cos'è sta... Che cos'è sta roba? Che cos'è sta roba? Cioè, il filmino che girava mia nonna quando avevo 3 anni. Che cos'è sta roba?
senza contare le sezioni dove si deve saltare, tra le più imprecise e mal calcolate che io abbia mai visto e che ancora si ostinavano a mettere. No, sulle palle gliela devi dare quella pala, non in faccia! Sui coglioni gliela devi dare quella pala! Insomma, anche qui le cringiate non è che manchino, ma comunque rimane un ottimo gioco, sicuramente un canto nel cigno più che dignitoso per la trilogia originale. Uscito nel giugno del 2008 su Xbox 360 e PC e con delle conversioni anche su PlayStation 2 e Wii, ma lasciamo perdere queste conversioni per carità di Dio, questo nuovo Alone in the Dark, nell'intenzione degli sviluppatori, sarebbe dovuto essere un riavvio della saga. Un reboot estremamente ambizioso, con grafiche a spaccamascella, sessioni all'aperto in free roaming e tante idee e innovazioni per la saga. Purtroppo ci si rende conto ben presto che gli sviluppatori hanno inserito fin troppe cose lasciandosi prendere la mano e non sono stati capaci di gestire in modo corretto tutti questi elementi da loro ideati, e lo si può vedere su molti elementi, a cominciare dalla grafica che oscilla dall'ottimo se si guarda al protagonista Edward Carby fino ad arrivare al profondamente pessimo per quanto riguarda alcune sezioni dei fondali e soprattutto i personaggi secondari. Passando poi all'atto pratico, con dei controlli piuttosto scomodi ed imprecisi, una telecamera a tratti improponibile e le sessioni di guida all'aperto con la fisica delle macchine assolutamente indecente. Eppure, nonostante questi limiti, a me è piaciuto tanto e mi ci sono veramente divertito a giocarci. L'atmosfera di Alone in the Dark si sente tutta, Central Park, per quanto sia un po' povera di cose da fare, è abbastanza bella da esplorare, complice anche una colonna sonora veramente azzeccata e molto d'impatto che tuttora mi diverto ad ascoltare. E la trama e i dialoghi sono abbastanza all'altezza, anche se a volte un po' superficiali. Qualche mese dopo la sua prima release è stata fatta una conversione per PlayStation 3 denominata Inferno, che cerca di correggere per quanto possibile i difetti di telecamera e controlli e i bug e aggiunge anche nuove sessioni di gioco. Ed è un netto miglioramento rispetto alla prima versione. Visto che costa pochi spiccioli sia nella versione Inferno ma anche nelle altre versioni, consiglio sempre di darci una possibilità. Se riuscite a passare sopra i difetti che ho citato prima, potreste trovare il giro notturno in un Central Park piuttosto lugubre e pericolosa piuttosto piacevole. C'è qualcosa dentro di me, qualcosa di più oscuro e violento. So di aver fatto cose sbagliate in passato, lo sento. Alone in the Dark. Il primo Alone in the Dark esce nel 1992 su PC e porta con sé un valore storico e culturale mica da poco. È stato infatti il primo vero survival horror della storia, inaugurando di fatto il genere che poi negli anni avrebbe ispirato tutti gli altri grandi capostipiti di questo modo di giocare. Prima fra tutti la saga glorifica di Capcom, ovvero Resident Evil. Se non fosse stato per la primissima avventura o disavventura di Edward Carby ed Emily Hartwood, il survival horror semplicemente non esisterebbe. Nonostante lo abbia recuperato e giocato solo in tempi recenti, quindi ben 30 anni dopo il suo arrivo, mi sono abituato perfettamente e in poco tempo ai controlli ed è diventato uno dei miei survival horror preferiti. La grande atmosfera cupa che si respira dentro la villa, gli enigmi intricati, a volte sensati, a volte un po' fantasiosi, ma molto complessi da risolvere, incarnano perfettamente il concetto di survival horror. Certo, è un gioco che ha 30 anni sulle spalle, quindi è inutile negare che si è invecchiato piuttosto male, sia per l'estetica, sia per quanto riguarda le animazioni piuttosto bruttine, passando per dei controlli che, non ve lo nascondo, sono veramente scomodi a tratti allucinanti, complice anche una longevità abbastanza breve, una volta che lo si conosce, infatti, lo si può portare a termine anche in meno di un'ora. Menzionando poi alcune scelte piuttosto curiose, come quella che, non so bene secondo quale logica, prendere a calci nelle palle uno zombie è efficace tanto quanto sparargli un colpo in testa, nonostante ciò rimane un gioco estremamente importante e secondo me, ancora adesso, con un po' di stomaco forte, molto molto giocabile e godibile. Lo si può trovare su Steam veramente a pochissimi euro e gira su qualsiasi PC, anche sui tostapani. Quindi io consiglio veramente a tutti gli amanti del genere di farci un giro perché lo merita veramente tanto. Alone in the Dark Illumination esce nel 2015 solo su PC. Ed è un gioco di merda. Punto. Non c'è molto altro da dire. Sparato tutto cooperativo multiplayer assolutamente inutile, ma il fatto che nessuno voleva. È stato l'ultimo episodio della saga pubblicato da Atari SA, visto che dopo questo brobbio ne ha perso i diritti che attualmente sono di THQ Nordic, che si occuperà di pubblicare il nuovo gioco. So bene che molti di voi nemmeno sapevano dell'esistenza di questo gioco, e forse era meglio così. Fate finta che questi ultimi secondi di video non siano mai esistiti. Anzi, mi scuso con voi per avervelo fatto conoscere.
in the dark. E beh, direi che con questa prima posizione siamo un po' tutti quanti d'accordo. Alone in the Dark The New Nightmare esce nel 2001 per tutte le piattaforme possibili dell'epoca, dalla PS1 al Dreamcast. Hanno fatto anche una conversione per Game Boy Color. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un tentativo di riavvio della saga. Riavvio che deve moltissimo alla saga horrorifica di Capcom, soprattutto il secondo capitolo. Il gioco infatti ci presenta una doppia storia con un personaggio maschile, ovvero il classico Edward Carby, e un personaggio femminile, Aline Sedra. A differenza del capolavoro Capcom, tuttavia, gli scenari A e B, se vogliamo chiamarli così, sono gestiti molto meglio. Infatti, le cose da fare per entrambi i personaggi saranno quasi sempre totalmente diverse. Location diverse, enigmi diversi, oggetti diversi, nemici diversi, vicende diverse. Non saranno quasi mai uguali. Oltre a questo, il gioco è davvero ben fatto e convincente. Ottime location, ambientazioni, atmosfera horror sempre al top, enigmi non tantissimo presenti, ma comunque ben fatti e ben strutturati, buona varietà di creature, armi non tantissimo varie, ma comunque abbastanza da poter risultare soddisfacenti. E una trama avvincente che incuriosisce. Tutti elementi che, a mio avviso, danno non soltanto il miglior Alone in the Dark presente, ma anche uno dei migliori survival horror mai creati. Certo, non è perfetto, alcuni caricamenti sono decisamente troppo lunghi, specie se si usa la versione PlayStation 2 o PC, e il fattore rigiocabilità non è decisamente il suo punto forte. Una volta completata l'avventura sia con Aline che con Edward, non ci rimarrà nient'altro da fare, visto che il gioco non ci rimette a disposizione nessun tipo di extra sbloccabile. Quindi niente costumi, niente armi segrete, niente modalità aggiuntive, neanche un livello di difficoltà in più. Niente di niente, e questo è un vero peccato. Nonostante questo, ci troviamo comunque, continuo a ribadirlo, ad uno dei migliori survival horror mai creati, che ogni amante del genere deve assolutamente provare almeno una volta, visto che in qualunque versione lo vogliate giocare si trova veramente a pochi spicci. E personalmente non capisco come mai non abbiano continuato su questa strada per i seguenti capitoli e abbiano deciso di buttare tutto quanto e fare un altro reboot nel 2008. Boh. Al momento non ne ho idea. Molto bene, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Mi auguro che vi sia stato di aiuto o di intrattenimento in qualche modo. Io vi ringrazio di essere stati con me se avete scelto di farlo. Ci vediamo al prossimo video, sempre ammesso ovviamente che ce ne sarà mai uno. Mangiate un petto di carbonara perché è sempre cosa buona e giusta. La carbonara è un sogno, ha capito? E ad Ukena a tutti voi. Opla! Io divento Super Saiyan adesso!